questo altare l'amore crescerà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La risurrezione del Signore ha cambiato tutte le cose, ha dato un senso anche alle realtà più oscure, a quelle impervie, a ciò che non ha senso, ha dato un senso di liberazione, di vita nuova. Nell'Eucaristia c'è questo dono che sempre si offre alla Chiesa e al mondo. Per celebrare meno indegnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nel mistero pasquale del tuo Figlio unigenito hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, concedi a noi che nei segni sacramentali annunciamo con fede la sua morte e risurrezione, di sperimentare sempre più i benefici della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il calice della benedizione è comunione con il sangue di Cristo. Calice della benedizione e comunione con il sangue di Cristo. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. Il calice della benedizione e comunione con il sangue di Cristo. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il calice della benedizione è comunione con il sangue di Cristo. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il calice della benedizione è comunione con il sangue di Cristo. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Alleluia, 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 è risorto il Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. La parola del Vangelo. Cancelli i nostri peccati. Siamo nelle sante 40 ore, mettiamo al centro sempre l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica, la venerazione, l'adorazione al Santissimo Sacramento. In questi giorni di preparazione alla festa del corpo e del sangue del Signore. Lo facciamo anche preparandoci all'ordinazione sacerdotale di Don Nicola e di altri due candidati al sacerdozio. E proprio in queste due dimensioni vogliamo ora riflettere sulla santa parola di Dio che abbiamo ascoltato. Quante volte è stato detto: come è possibile credere a un Dio buono dopo i campi di sterminio, il dolore innocente, la morte prematura? Io ho capito che proprio perché accadono queste cose abbiamo bisogno della fede, abbiamo bisogno della presenza della risurrezione e della vittoria dell'amore. Abbiamo bisogno dell'Eucaristia che rende presente di fronte alla morte la risurrezione. Ecco dunque l'essenza della Chiesa, del cristiano, del sacerdote che celebra l'Eucaristia del Signore, attualizzando in mezzo a noi, nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo, la sua morte e la vittoria dell'amore. È a partire da questo e in vista di questo che il sacerdote deve misurare la sua vita e trovare le tracce per il suo cammino. Durante l'ordinazione sacerdotale, nei riti esplicativi, il vescovo, mettendo nelle mani del novello presbitero il pane e il vino per la messa, dice: ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Renditi conto, imita, conforma. La risurrezione deve diventare il centro più profondo della vita del prete, ma lo è anche di ogni discepolo del Signore. Come sarà possibile questo? Solo se davvero conosciamo Gesù Cristo, perché siamo stati a tavola con Lui, lo abbiamo ascoltato imparando le sue vie, lo abbiamo incontrato risorto, abbiamo messo le mani nel suo costato trafitto, siamo in comunione con la Santa Chiesa. Ecco allora che la celebrazione eucaristica è l'autentico motore per portare la vita e l'amore nel mondo. Chi crede nella risurrezione sa che la sua vita non è piena perché non mi sono fatto mancare niente, ma sempre con la paura che mi potrebbe sfuggire qualcosa della vita. Molti perciò, aggrappandosi con accanimento all'attimo, al presente, perdono il tempo. Tutti noi, invece, dobbiamo essere, grazie alla fede nella risurrezione, uomini che hanno tempo, che perdono la propria vita per ritrovarla. In particolare, il sacerdote, che nella grande libertà dell'amore eterno si dedica senza ansia al servizio dei fratelli.
anche con la scelta del celibato, che diventa per tutti incoraggiamento alla fedeltà, alla fiducia, per osare una vita in cui l'amore aperto di Dio ci avvolge senza fine. Preghiamo allora per gli ordinandi, perché imitando ciò che celebrano, rendano presente la risurrezione. Fratelli e sorelle carissimi, il Signore ripete anche oggi alla sua Chiesa: ti darò pastori secondo il mio cuore. Cristo è il compimento definitivo della promessa divina. Egli ha affidato agli apostoli e ai loro successori, i vescovi con i presbiteri, il ministero di pascere il suo gregge, nutrendolo con la parola e l'Eucaristia. A lui diciamo: Signore, donaci santi sacerdoti. Signore, donaci santi sacerdoti. Per i sacerdoti, perché siano testimoni di Dio amore infinito, per diffondere nel mondo il suo regno d'amore, preghiamo. Signore, donaci santi sacerdoti. Per i sacerdoti, perché siano dispensatori di salvezza, maestri di vita, testimoni di carità in unione alla vittima divina, preghiamo. Signore, donaci santi sacerdoti. Per Don Nicola e gli altri due giovani prossimi all'ordinazione sacerdotale, perché sappiano accogliere con cuore ardente il dono che viene dall'alto, che li conferma, li conforma al sommo ed eterno sacerdote, preghiamo. Signore, donaci santi sacerdoti. Per le nostre famiglie, perché trovino nella preghiera comune e nell'Eucaristia la forza di essere chiese domestiche e vivaio di vocazioni sacerdotali e religiose, preghiamo. Signore, donaci santi sacerdoti. Per il nostro seminario, perché aiuti chi si sente chiamato da Gesù a lasciare un certo stile di vita per seguire liberamente un nuovo progetto di condivisione, a farlo abbandonandosi nelle sue mani, preghiamo. Signore, donaci santi sacerdoti. Per ciascuno di noi, perché si senta chiamato lì dove vive a rendere presente con la sua testimonianza il Signore della vita e della storia, che nell'Eucaristia dà valore autentico all'esistenza, preghiamo. Signore, donaci santi sacerdoti. O Padre, che hai rivelato pienamente il tuo amore in Cristo buon pastore, per intercessione di Maria, madre ed educatrice delle vocazioni dei sacerdoti, continua a rivelare il tuo volto attraverso la loro santità. Per Cristo nostro Signore. Questo è il mio corpo, prendete e bevete.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Invochiamo la tua clemenza, o Signore, celebrando il memoriale della nostra salvezza. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne, e a te per primo si offrì vittima di salvezza, e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Risponderemo ogni volta che mangiamo di questo pane.
Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione ed ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, i nostri santi patroni Antonio e Francesca e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. L'agnello di Dio.
ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Preghiamo. La partecipazione alla tua mensa ci santifichi, o Padre, perché la comunione al corpo e al sangue di Cristo
rinsaldi l'unità di tutti i fratelli, per Cristo nostro Signore. Ora l'adorazione eucaristica fino alle 10:20, poi la benedizione eucaristica. Possiamo utilizzare nel tempo della preghiera del silenzio e della riflessione anche il libretto che trovate nella navata centrale sul tavolo. Lodato, adorato, ringraziato in ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. Sia lodato, adorato, ringraziato in ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. Sia lodato, adorato, ringraziato in ogni momento il Santissimo. Recitiamo insieme la preghiera che trovate sul libretto, o comunque la ascoltate, per questo giorno, venerdì. Facciamo insieme quella all'inizio e poi dopo ciascuno prega nel silenzio. Noi crediamo in te, Signore Gesù, presente nel sacramento del tuo amore, e davanti al tuo altare ti ringraziamo e ti adoriamo. Tu sei il nostro Salvatore, Maestro, crocifisso per i nostri peccati e risuscitato per la potenza del Padre. O Signore misericordioso, vieni e rimani in noi, perdona i nostri peccati e donaci la pace. Allontana dai nostri cuori ogni dubbio e ogni timore e rinvigorisci in noi la fede nella Tua passione e nella Tua risurrezione, cosicché per la Tua grazia possiamo vivere intensamente il nostro impegno battesimale e meritiamo di conseguire la vita eterna nel tuo regno.
Recitiamo insieme la preghiera che trovate al termine dell'adorazione di questo venerdì. Signore Gesù, guida e pastore del tuo popolo, tu hai chiamato nella Chiesa San Giovanni Maria Vianney, curato d'Ars, come tuo servo. Sii benedetto per la santità della sua vita e l'ammirabile fecondità del suo ministero. Per sua intercessione tocca il cuore dei giovani perché trovino. Preti, perché si donino con fervore e profondità e sappiano fondare l'unità della loro attività sull'Eucaristia, il perdono e l'amore reciproco. Fortifica le famiglie cristiane perché sostengono quei figli che tu hai chiamato. Anche oggi, Signore, manda operai alla tua messe perché sia accolta la sfida evangelica del nostro tempo, siano numerosi i giovani che sanno fare della loro vita un ti amo a servizio dei fratelli, proprio come San Giovanni Maria Vianney. Ascoltaci, o Signore, pastore per l'eternità. Amen. Hai dato a noi, Signore, un pane disceso dal cielo che porta in sé dolcezza. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Continuano le sante 40 ore secondo il programma che è stato stabilito, trovate sul foglio settimanale della parrocchia.